Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela94, che mi chiede di parlare del film giallo del 1972 di Umberto Lenzi, Il coltello di ghiaccio, con una grandissima Carol Baker come protagonista. Il coltello di ghiaccio si insinua chiaramente tra i thriller gialli all'italiana dei primissimi anni 70, di cui Lenzi è stato uno degli alfieri, sia con quelli, diciamo, argentiani, che con quelli pseudo-erotici o simile-erotici, modello spasmo, paranoia, orgasmo e tutto il resto. In questo coltello di ghiaccio si narra la storia di Jenny, una giovane cantante che dopo un periodo va a trovare la cugina Marta in Francia e arriva lì. Praticamente, che cosa succede? Quando arrivano, la nostra Jenny viene trovata poi morta, e di lì un'altra serie di conseguenze di omicidi che sembrano legati chissà da quale misterioso filo. Così non vi voglio dire più, perché insomma è un giallo questo coltello di ghiaccio. A chi non l'avesse visto, magari vuole vedere lo sviluppo interessante l'omicidio di vari omicidi che si susseguono, interessante momento, buono il colpo di scena finale, anche se bisogna dire che la messa in scena di Lenzi è quello che tira su un po' il tutto, perché la sceneggiatura, seppur divertente, è chiaramente rivista. Gli attori se la cavano molto bene, la fotografia di José F. Aguayo è molto buona, così come il montaggio di Alabisio. E in questa coproduzione spagnolo-francese Lenzi tira fuori, insomma, dal suo cappello magico qualche inquadratura e qualche scena veramente bellissima. E il film certo però non ha la tensione giusta per tutto il film, non è un film tesissimo, però è un film che a me piace, non ci posso fare niente, mi piace quasi tutto di Lenzi a livello giallo, poi mi piace molto. E questo coltello di ghiaccio è un cult assoluto, assoluto, un piccolo gioiello in un certo senso, seppur secondo me difettoso e abbastanza prevedibile, ma bisogna calcolare che è un film del 72, in piena rivoluzione thriller gialla all'italiana. Lenzi insomma dona del suo e ci dà questo coltello di ghiaccio che, ripeto, pur non essendo eccellente, è comunque un buon prodotto di genere, con una regia che va al di sopra della media dei mestieranti che giravano per l'Italia e per il mondo, perché Lenzi secondo me è stato sempre un autore in realtà con la maiuscola, uno che sapeva veramente dirigere di lusso, sapeva mettere in scena una bella narrazione come in questo caso, anche quando la sua stessa sceneggiatura risulta scontata. Quindi che dirvi di più, per me è un cult assoluto questo film, ho visto mille volte, è uno di quei film classici con i quali sono cresciuto. Qui sotto metterò il link, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se avete voglia, insomma donate su Patreon se volete una mini recensione e sapere insomma cosa ne penso velocemente, come in questo caso, del vostro film. Mi piace o non mi piace, dovete donare. In questo caso il film mi piace, va detto, però molto soggettivamente, perché se dovessi essere oggettivo proprio sulla qualità totale del film, insomma di sicuro non è uno dei migliori Lenzi, però insomma come giallo all'italiana si lascia vedere, è ben girato, la tecnica c'è, la recitazione c'è, quello che manca, ripeto, è un po' di originalità, ma ci si può anche stare.